Buongiorno, guardate com'è tutto super natalizio, bellissimo. Sono dalla parrucchiera, ovvero mia zia, come tutte le volte, solo che è da giugno che non faccio nulla ai capelli. In realtà sono molto belli anche così perché c'è una bella sfumatura, però vogliamo solo riportare il biondo più in alto. Quindi inizierà questa fantastica trasformazione che in realtà mi renderà solo più bionda. E niente, quindi passerò la maggior parte della mattina e penso anche un po' di pomeriggio qua perché non è un lavoro super veloce. Però vi faccio vedere pian piano cosa succede. Ecco qui la decolorazione, vero? A 30 volumi. Sì. 30 volumi. Con la protezione, vuole dire mia zia anche. Tornata a casa mentre mi stavo facendo i capelli, la macchinetta ha smesso di funzionare perché non avevo caricato abbastanza la batteria e quella carica ce l'avevo qui a casa. Quindi adesso sono tornata, vi posso mostrare i capelli finalmente. Sono molto felice perché poi dopo la decolorazione facciamo sempre il tonalizzante e quindi i capelli risultano di questo biondo bello freddo. Poi purtroppo il tonalizzante non dura per sempre perché non è una tinta. Però poi per mantenere il biondo utilizzo lo shampoo e il balsamo antigiallo, come più o meno dovrebbero fare tutte le persone decolorate se vogliono mantenere un biondo che non viri verso l'arancione. Non so se potete apprezzare il colore con questo maglione che mi sono messa perché è grigio e quindi a contrasto col biondo magari fa un effetto un po' strano, però questo è il colore finale. Ovviamente la radice abbiamo cercato comunque di lasciarla naturale, così pian piano quando crescono non devo andare ogni mese a rifarmi la decolorazione. Infatti, come vi ho detto, era da giugno che non rifacevo il biondo e comunque i capelli mi piacevano ancora tantissimo. Però dopo 6 mesi era ora di rinfrescare un po' il biondo, appunto. Io sono completamente struccata, mi sono resa conto in questo momento che oggi non ho messo proprio nessun prodotto, nemmeno l'illuminante. Sembra che io abbia l'illuminante, in realtà è la mia pelle che oggi è particolarmente luminosa. Sembra già sera, in realtà sono le 4, quindi vabbè, ci sta che adesso che è inverno faccia già semibuio. Adesso mi devo mettere a montare il vlogmas che voi ormai avrete già visto del giorno prima e poi ho voglia di fare una bella merenda. Allora, momento della merenda. Ho preso apposta le pandistelle a tema Natale, che tutti gli anni è una tradizione mangiarle. Ho fatto il tè, però guardate che flop, cioè, ma sono bruttissimi, non ci sono più le stelline su questi biscotti qua. Sono un po' deludenti, però sono comunque buonissime, è solo l'estetica che lascia un po' a desiderare. Comunque era da un sacco che non le mangiavo ed è veramente una merenda top. Allora, ho ufficialmente concluso, credo, i regali di Natale proprio in questo momento. Ho fatto l'ultimo ordine di quella cosa che non avevamo trovato io e mio papà dal vivo in uno dei primi vlog ormai, perché sono qui da giorni. Comunque non so se vi ricordate, ma il primo giorno che sono arrivata qua siamo andati a cercare una cosa, non l'abbiamo trovata. Per fortuna sono riuscita a fare l'ordine online, avevo un po' paura delle tempistiche dell'arrivo dei prodotti, però c'è la consegna garantita prima di Natale, quindi dovremmo aver risolto la cosa. Poi capirete, non fatemi dire altro. Probabilmente stasera mangeremo il sushi. Non voglio parlare troppo presto perché magari poi mio papà non riesce a fermarsi a prenderlo, però era già fuori per lavoro e forse si ferma a prendere al supermercato il sushi. Speriamo ce la faccia. Io mi sono già illusa che lo mangerò, quindi spero si avvererà questa cosa. Adesso volevo un pochino
pochino sistemare le cose da riportare a Milano perché domani tornerò a casa mia perché vorrei stare qui molto di più e rimanere direttamente per tutto il periodo delle festività, ma in realtà a Milano devo ancora fare un sacco di cose di lavoro, un sacco di cose anche bellissime, ovviamente principalmente in casa. Ovviamente i brand quest'anno non hanno organizzato eventi dal vivo, come è giusto che sia, però sono molto felice perché hanno cercato comunque di creare qualcosa per noi anche a distanza e quindi a Milano farò delle cose molto belle nei prossimi giorni che non vedo l'ora di condividere con voi. E niente, quindi devo preparare perché ho preso un po' di cose, tra le decorazioni per l'albero, tra che il primo giorno appunto quando sono andata con mio papà a cercare il regalo ho preso un cuscino per il mio divano, quindi devo rifare la valigia e raccimolare tutto quanto. Allora, vi faccio vedere quello che ho preso al villaggio di Natale. Questi sono tutti regali per Juno. Sicuramente poi li metteremo in una box per farle un regalino sotto l'albero anche a lei, però volevo mostrarvi le cose ora perché così magari vi posso dare qualche spunto per fare un regalino ai vostri cagnolini. Ovviamente partiamo con il cibo, che è la cosa preferita per i cani. Abbiamo preso questi biscottini a forma di osso come premietti e questi stick per lavarsi i denti a forma di spazzolino. Questi glieli prendiamo tutti gli anni e li ama perché sono giganteschi. Quest'anno le abbiamo preso sia il panettone che il pandoro. Magari le daremo il pandoro un giorno e il panettone un altro per festeggiare con noi. Abbiamo due cibi, tipo cibi in scatola per cani. Noi di solito le diamo sempre le crocchette, però a Natale, la vigilia, comunque sotto le festività, le diamo il cibo in scatola che le piace tantissimo e abbiamo scelto questi due gusti. Altri premietti, questi sono a forma tipo di coscetta di pollo, che cavolo ne so, vabbè. Mi fa un po' senso comprare la carne così, però ai cani piace, quindi gliela diamo. Abbiamo provato anche quest'anno a prenderle un gioco. I giochi dati a Juno finiscono sempre per essere distrutti, però magari questa è la volta buona, visto che sembra un gioco molto compatto di corda, anche molto pesante. Quindi io mi auguro che ci metta perlomeno qualche giorno in più prima di distruggerlo, perché gli altri letteralmente sono durati qualche ora. Questo invece penso che glielo metteremo prima, glielo metteremo in questi giorni, perché il suo collare di adesso si è tutto sbiadito, si è tutto rovinato, quindi le abbiamo preso questo di questo colore beige perché in questo periodo io sono fissata con i colori neutri. In realtà glielo volevamo prendere rosa, però purtroppo non c'era, quindi le abbiamo preso questo e questo però appunto glielo metteremo prima, non fa parte della box di Natale. Tra l'altro, piccola parentesi un pochino triste, ma qui su YouTube non lo avevo mai detto, quindi in questi giorni ho ricevuto da parte vostra molte domande su Tokyo ed effettivamente avete ragione perché l'ho condiviso solo su Instagram, ormai per me sono passati mesi, quindi diciamo che è più facile parlarne, però sul momento lo avevo condiviso semplicemente su Instagram e mi sono resa conto proprio grazie alle vostre domande che qui non avevo detto nulla. Purtroppo Tokyo ad agosto ci ha lasciati, era molto vecchio, quindi siamo felici comunque di aver passato tanti anni insieme a lui. Diciamo che per fortuna è stata una cosa abbastanza graduale e pian piano col passare dei mesi abbiamo accettato che dovesse accadere questa cosa, però ovviamente ci è dispiaciuto tantissimo perché è stato il nostro primo cane, non solo mio, di mia sorella, ma proprio anche dei miei genitori come famiglia. Quindi diciamo che ad agosto non è stata molto bella come cosa, però ora sono passati dei mesi, quindi ovviamente abbiamo imparato a conviverci e quindi ora Juno è l'unico cane che abbiamo, per questo che mi avete sentito parlare di lei, magari per dare dei regali, per organizzare delle cose solo a Juno, è perché appunto purtroppo Tokyo non è più con noi. Penso che avesse 13-14 anni, ora non sappiamo esattamente l'età perché lo abbiamo preso in un canile e aveva già 2-3 anni, non si sa la sua data di nascita, però diciamo che appunto ha vissuto fino a 13-14 anni ed è stato il nostro piccolo primo cagnolino che terremo sempre nel nostro cuore. Qui sul letto invece ho messo le decorazioni che ho preso per il mio albero, sempre al villaggio di Natale. C'è anche una fantastica Yankee Candle perché io non riesco
riesco a resistere e quindi ne ho acquistata un'altra. Questa qui si chiama Frosty Gingerbread ed è proprio una profumazione natalizia. Questa la porterò a casa mia perché per qui a casa dei miei ne ho preso un'altra e l'avete già vista. In ogni caso, in realtà come prima decorazione volevo mostrarvi queste palline perché sono quelle più semplici. Vabbè, ve li posso far vedere anche da qui perché tanto non sono nulla di particolare. Semplicemente ho comprato altre 6 palline rosa lucente, rosa antico, che sono uguali a un set di palline che già ho sull'albero, quindi queste andranno solo, diciamo, a riempire. E poi ho preso delle palline un po' tutte diverse e più particolari, appunto per aggiungere dei dettagli all'albero. Mi sono piaciute tantissimo queste qui, tutte glitterate su sfondo rosa, perché mi piace molto il rosa sul mio albero a casa mia. Quindi ne ho prese 4 e poi ne ho prese 2 invece che sembrano glitterate, ma in realtà sono ricoperte tutte di paillette, sempre su una base comunque color crema, leggermente rosatina. Comunque tutto sui colori caldi e tutto super sberluccicoso. Queste invece sono un pochino più eleganti, sempre color crema. Anche queste sono leggermente ricoperte da glitter e hanno tutti questi dettagli in rilievo. Sono molto molto carine e ne ho prese 3 tutte uguali. Queste sono fatte di vetro, mentre queste credo che siano fatte di plastica. No, forse sotto è vetro. Vabbè, comunque, quelle del villaggio di Natale sono fatte veramente molto bene e infatti l'anno scorso ne ho rotte 5 proprio perché sono super delicate. Poi quest'anno c'era la novità, non so se avete già visto il vlog dove sono andata al villaggio, ma quest'anno hanno fatto anche tutta una zona con un albero di Natale a tema astrologia, cioè dovrà essere tipo il mio prossimo albero. In ogni caso mi sono portata avanti e ho iniziato a prendere 3 lunette da appendere al mio albero. Ho scelto queste 2 uguali che sono specchiate. In realtà ne avrei presa anche un'altra di questa qui bianca, però purtroppo era quasi tutto finito, infatti le ho dovute staccare direttamente dall'albero in esposizione e ho preso queste 3. Se non sbaglio questo dovrebbe essere tutto, non vedo l'ora di metterle una volta tornata a casa a Milano, non vedo l'ora di metterle sull'albero, secondo me faranno un sacco la differenza. E poi per le lucine ci penserò l'anno prossimo quando cambiarle, perché per quest'anno ormai ho fatto l'albero e mi tengo ancora quelle di Ikea, però sicuramente prima o poi dovrò comprarle col filo verde così che non si veda sull'albero, ne sono consapevole. Per il resto non posso farvi vedere molto altro perché ci sono regali e regalini, però già nei prossimi giorni inizierò ad incartare i regali, che è una cosa che mi piace sempre fare nei vlogmas, quindi ci sarà anche quel momento. Adesso io aspetto mio papà che torni per vedere, scoprire se ha davvero preso il sushi e intanto appunto finisco di preparare le cose e di fare la valigia. Ora scoprirò la verità. Sì! Ha preso il sushi, Mini! Ha preso il sushi! No, perché non volevo illudermi, perché magari non riuscivi a prenderlo e invece, ragazzi, abbiamo il sushi! Ciao, amore! Buongiorno, anzi buonasera! Eccola qua! Vabbè ragazzi, io inizio a mangiare e quindi vi dico buon appetito! Non so perché oggi sono così stanca che stavo andando direttamente a dormire senza neanche salutarvi. Guardate la mia postazione iPad, sto guardando il vlogmas di Zoella messa in questo modo. Ho già fatto tutta la mia skincare, infatti sono super lucida, vabbè, lasciate stare. In ogni caso, vi mando la buonanotte e ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao!